Perché dico spesso che il time view è il dato più importante da avere? Cosa lo fa scendere e quali sono le cause che rovinano il vostro canale agli inizi? Ve lo spiegherò in questo video. Ciao a tutti, io sono Ryzen e bentornati su Mixtube. Quest'oggi c'è un argomento molto interessante, il time view. Prima di iniziare a parlare però bisogna fare delle piccolissime premesse. Queste nozioni che andrò ad erogare ti avvantaggeranno tantissimo se sei un canale piccolo, anche con 10 iscritti. Per i canali grandi invece generalmente si fa un'analisi un po' diversa, che mette totalmente in secondo piano questo dato fondamentale e importantissimo, perché si va ad analizzare il numero di iscritti generalmente, o si va ad analizzare il tasso di conversione, quindi quante persone convince a comprare il prodotto che stai sponsorizzando o pubblicizzando. Tuttavia, se siete piccoli, ma anche se siete grandi e avete un time view di tutto rispetto che supera il 70-80%, fatemelo sapere, perché sono curioso. E se siete interessati a capire come funziona la conversione o l'analisi dei canali più grandi, fatemelo sapere e vi creo anche un contenuto su questo. Ma adesso andiamo a concentrarci solo sul time view. Cosa influisce su un time view basso? In questi giorni mi sono arrivati tantissimi screen da parte di persone che riscontravano un time view che non superava un minuto a fronte di 10, 15, 9 minuti del video principale. Questo è molto negativo, ma qual è il motivo? Il video non piace? Non sempre è così, anzi, vi invito a pensare questa cosa solo come ultima spiaggia e ultima meta. Le cause di questo time view basso potrebbero essere infatti gli amici, le analisi, i fan e solo infine il video non è interessante. Andiamo però a deviscerare l'argomento perché lo trovo molto interessante e soprattutto può esservi utile a capire cosa vi circonda e come dovete muovervi. Gli amici. Non tutti gli amici sono davvero interessati al vostro contenuto. Voi ci mettete fatica, ci mettete impegno e ogni singola volta che andate a chiedere di guardare il vostro contenuto, anche se magari non sono interessati, lo fanno ugualmente. Questo vi rovina il time view, perché pur di farvi felici vi andranno a guardare il video, vi lasceranno un like e possibilmente anche un commento. Però non potete pretendere che le altre persone guardino il video per intero. E questo si riferisce anche agli amici. Io ho tantissimi amici che non condividono la mia passione e in generale, sin da quando è nato il canale, ho cercato sempre di evitare la condivisione agli amici, tranne nei casi specifici in cui loro stessi me lo hanno richiesto. Fate attenzione a questa cosa perché è comunque spam. Anche se la persona è il vostro amico, non deve essere obbligato a seguirvi in ogni cosa che fate. E poi il consiglio di un amico potrebbe essere svalutante nei riguardi del lavoro che fate o superficiale. Quindi non basatevi mai, a meno che non sono dei professionisti, sui consigli degli amici. E qui ci colleghiamo alle analisi. Se sottoponete il vostro video ad analisi da parte di persone più competenti o semplicemente da parte di colleghi, il vostro time view inevitabilmente scenderà. Perché? Perché giustamente andranno ad analizzare quelle che sono le cose primarie, e cioè come scorre il video, come viene visto il video, la qualità dell'audio, la qualità dello stesso video e basta. Quindi guarderanno il vostro contenuto skippando di continuo. Se abusate di queste analisi, ovviamente nel lungo periodo il vostro canale crolla di visualizzazioni, perché è vero che il video ve lo stanno analizzando in maniera professionale magari, ma YouTube comunque riconosce quelle cose come skip e quindi risulta a YouTube che il vostro video non interessa al 100%. Quando dovete farvi analizzare il canale, mandatelo quando ancora non è in elenco e quindi condividetelo con la persona direttamente interessata, in maniera tale che all'atto della pubblicazione il vostro video non sia intaccato da questi movimenti strani. E qui la nota dolente.
i fan. I fan sono la più grande risorsa di ogni creator e la più grande rovina che possa capitargli. Mi spiego bene però. Il fan generalmente ha paura di offendere la persona che stima e che rispetta. Ha paura di dargli un commento negativo, oppure, peggio ancora, ha paura che quel commento sia preso come da parte di un hater e che sia allontanato dalla community che tanto ama. Quindi un fan è davvero tanto in difficoltà quando si deve porre nei riguardi del suo idolo o della persona che stima. Lavorate nel vostro canale per fare in modo che i vostri fan abbiano la più totale libertà di parola e di conseguenza iniziate a bannare, a bloccare quelli che effettivamente e realmente vi offendono. Questo è un lavoro personale, dipende direttamente da voi e dal rapporto che costituite con la vostra fanbase, oppure con coloro che semplicemente ammirano ciò che fate e quindi guardano i vostri contenuti, non tanto per quello che pubblicate, ma perché siete voi a parlarne. Fate molta, molta, molta attenzione a questo, perché agli inizi almeno dipende da voi. Poi crescendo con gli iscritti non dipenderà più da voi, ma se già dagli inizi partite così, partite davvero male. Ultima cosa a cui fare riferimento, se il vostro time view è davvero basso, l'ultima spiaggia dopo aver analizzato i punti precedenti però, è quella che i vostri contenuti non sono reputati interessanti. Ciò che state creando non interessa al pubblico là fuori. In merito a questo vorrei portare avanti e vorrei porre attenzione su alcune cose che mi sono state dette. E cioè, non sono l'unico a fare questo tipo di contenuto. Perché YouTube non lo spinge? Come ho detto prima, un fan tende a seguire qualunque argomento della persona che stima o che rispetta. Voi non avete lo stesso numero di seguaci disposti a sorbirsi un contenuto noioso soltanto perché lo fate voi. Le cose sono cambiate, le cose stanno cambiando e basarsi su quello che fanno i big ha senso se a vostra volta siete big, in maniera tale da trovare dei contenuti che piacciono a tante persone, come solo i big fanno. A meno che non andate in caccia di un contenuto virale, ma in quel caso è molto difficile se non vi conosce nessuno. Mirate sempre sulla costanza e date importanza alle persone che vi seguono. Soprattutto agli inizi, quello che vi suggeriscono, prendetelo come oro colato, perché seriamente sono quelle le persone che vi stanno supportando il canale in quel momento. Poi quando diventeranno tantissime è un altro paio di maniche, ma fino ad allora fate attenzione. Se il vostro contenuto non piace e non interessa, potete agire in due modi. Non vi interessate a questa cosa e continuate a creare contenuto che piace a voi, però a quel punto non vi lamentate se la vostra stessa utenza smette di seguirvi, ma cercate di mirare ad una nuova utenza, quindi cambiare le persone che vi seguono, oppure cambiate il vostro contenuto. Cercate di fare dei sondaggi, cercate di interagire con la vostra community, che alla fine l'unica cosa che vuole è vedere un vostro contenuto. Quindi dategli la possibilità di intervenire, come faccio io nel mio canale. A questo punto, hai un time view alto? Come lo puoi sfruttare al massimo? Ne parlo in questo video, dove metto il time view come dato primario da presentare alle aziende qualora si voglia fare della pubblicità o si voglia sposare una causa. E continuo spiegandovi perché davvero, secondo me, il time view è il dato più importante da avere. A differenza di molti altri dati che vengono presentati alle aziende, è un dato intimo del canale. È un dato privato, è un dato che l'azienda può vedere soltanto se voi la fate entrare nel vostro canale. È un dato molto importante perché indica che a parità di persone che entrano a vedere quel video, lo guardano per intero. Viceversa invece, il dato di conversione, che può essere per esempio le vendite effettuate tramite link di affiliazione Amazon, non solo dovete aspettare i 500 iscritti per avere quella future, ma è inutile, perché non tutte le aziende vendono prodotti su Amazon.
Inoltre, le aziende in generale hanno dei contratti di riservatezza, quindi difficilmente vi daranno il permesso di divulgare quanto avete convertito, quanto avete fatto guadagnare l'azienda X. Questo potete farlo a certi livelli, ma comunque legalmente non sempre è possibile e si va per tacito assenso, spesso e volentieri. Se siete dei canali piccoli, capite bene che non avete grandissimi guadagni da Amazon e non avete contratti con aziende che possono darvi prestigio in merito alla conversione. Perché in quel caso si va a vedere quanto il creator riesce a convincere le persone a comprare qualcosa. Quindi letteralmente va là e dice all'azienda: io ti faccio vendere 100.000 pezzi di questa cosa, a prescindere dal fatto che il video poi lo guardano per 2 minuti. Ma siccome hanno istruito i propri iscritti a far sì che la loro autorevolezza nel settore che trattano è alta, spesso e volentieri si riesce a convertire in vendita ogni prodotto che si propone. Ovviamente, come stiamo vedendo nell'ultimo periodo, questa cosa è stata stra-abusata e infatti tantissime aziende stanno passando ai micro-influencer, persone come te e persone come me. A breve vi darò una dimostrazione su questo canale in merito a quello che sto dicendo, così iniziamo a mettere un po' di puntini sulle i. Quindi in definitiva, cosa fa il Tenbyu? Dà prestigio al tuo canale, dà prestigio ai tuoi contenuti. Non limitarti ai numeri se non hai già i numeri. Se non è un dato che possiedi, non devi aspettare che questo arrivi. Puoi comunque collaborare e appoggiare delle cause. Puoi fare la differenza anche se sei piccolo. Quindi valuta bene quello che è il tuo potenziale, ma valuta ancora meglio l'idea di non basarti sui canali grandi. Non sai cosa c'è dietro, non sai quali movimenti fanno, non conosci davvero i loro dati e non sai quali sono i contratti che li muovono. Quindi non basarti mai su qualcuno che non ha la trasparenza. Questo è un consiglio personale. Con questo voglio concludere questo video e vi invito a lasciare un commento qua sotto, a darmi dei consigli, a consigliarmi gli argomenti dei prossimi video e a farmi sapere anche voi con il Tenbyu come vi trovate, come siete messi. Il vostro canale va bene, va male da quel punto di vista? Siete interessati a sapere e ad avere delle nozioni in merito come aumentare il Tenbyu? Posso spiegarvelo, ma questa volta vi chiedo di condividere il video. Se riceverò almeno 10 richieste in merito, creerò un contenuto apposito, altrimenti faccio di testa mia. Detto questo, vi ringrazio e noi ci rivediamo sempre qui su MixTube, sempre qui con me. Ryzen, ciao!